Sì, grazie Presidente. Intervengo in merito ai nostri emendamenti 72 e 73. Ora, ci siamo già interessati anche in commissione di questo articolo, diciamo, fantasioso, perché inserisce addirittura un'apposita struttura organizzativa all'interno di ARPA, struttura che si dovrebbe occupare di educazione alla sostenibilità. All'apparenza una cosa buona. Peccato che se andiamo ad analizzare la questione ci rendiamo conto intanto che non c'è nulla di simile e così vincolante per le altre competenze di ARPA. Poi vediamo che la previsione normativa non giustifica la somma che questa apposita struttura organizzativa andrà a gestire. Parliamo infatti di 200.000 euro, quindi una cifra abbastanza irrisoria. Un'altra cosa strana è che avete inserito una vera e propria declaratoria di servizio in legge, ve l'abbiamo detto anche in commissione, quando era sufficiente una semplice determina. L'assessore Petitti, che in commissione ha saggiamente evitato di intervenire, io le chiederei una spiegazione sul fatto che è stata inserita una vera e propria declaratoria di un servizio in legge. La invito a intervenire tanto rispetto al modus operandi che state tenendo con i dirigenti a tempo determinato, determinato ovviamente si fa per dire, e che trovano guarda caso sempre il modo di restare in regione. Ecco, credo che dire due parole in aula sia quantomeno il minimo, almeno gradiremo che l'assessore ci mettesse la faccia. Dalla relazione leggiamo che la finalità dell'articolo è non disperdere preziose competenze maturate negli ultimi 20 anni in regione. Ecco, strane coincidenze alle volte che ci regalano, ad esempio, un dirigente regionale con contratto in scadenza che a seguito della riorganizzazione è rimasto, guarda caso, senza servizio e che se, ecco, diciamo molto fortunato e anche bravo, naturalmente, potrebbe finire a capo, guarda caso, di questa nuova struttura organizzativa di ARPA creata ad hoc. Un rispettabile signore che non è stato capace nemmeno di risultare idoneo ad un concorso per funzionari. E che però ce lo ritroviamo a fare dirigente, diciamo tra virgolette, per grazia ricevuta. E con questo siete tutti al corrente di cosa state per approvare. Fermo restando che noi siamo già pronti con un esposto, visto che qui dentro, dopo tutte le nostre denunce sulle selezioni, diciamo, per così dire, discutibili, che hanno visto vincitori tutti i 12, 13, adesso non ricordo, dirigenti a contratto uscenti, queste buone pratiche però. Buone pratiche si fa per dire, ovviamente, continuano, quindi a noi non rimane altro che rivolgerci alla magistratura. Però, ripeto, diciamo, sollecito l'assessore a intervenire, a spiegarci il perché, almeno che dia una giustificazione, ce lo dica in aula davanti a tutti, grazie. E su questo anche qui, sui due emendamenti, chiedo il voto elettronico.